tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni. Mi ricordo la sigla finale di quel famoso programma di Falqui, che era meravigliosa. Meravigliosa, grazie. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Quella lì è una canzone sua. Giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai. E a parte che è bellissima, le canzoni vanno giudicate se sono frutto dell'ispirazione. E quella è una canzone che proprio era nata dall'ispirazione di Gabriella. Sempre, sempre, sempre. È il tempo che passa su tutti e che passa sugli amori, che passa su tutte le circostanze e che chiude la nostra vita. Che nessuno canta più. Una donna artista, insomma, e dunque, come ha detto di lei Federico Fellini, una voce, una faccia, un clown. Una trasformista, un'attrice, una mattatrice che canta, recita, conduce e muove da sola lo spettacolo. E il successo di Dove sta Zazà si ripete 2 anni dopo con Mazzabubù, un altro varietà che ha fatto epoca. La Ferri, del resto, è una forza, è un talento, un grande talento, e la sua strada inizia nel cuore di Roma, a Testaccio, dove nasce il 18 settembre del 1942. È la storia di un ragazzino che non si lavava mai, si chiama Erzelletta, di cui io ero innamorata pazza. È stato il primo flirt che ha avuto Gabriella. Sì. Neanche sa che la canzone è per lui, mo mi scriveranno tutti quelli che inzelavano, voglio dire. Erzelletta. Con una spinta e con abbracci, tutto quanto mi insegnò. Mio padre se ne accorse, e quindi lui la sera, rientrando a casa, con la sua severità, vieni qui, adesso ti sistemo io, si levò la cinta dei pantaloni. E mi padre ma ricordo, con gli strilli e col tortore, e poi quanto meno. Siamo nate tutte e due nello stesso appartamento di Piazza Santa Maria Liberatrice, numero 18. Nel cuore di Testaccio, da una famiglia che lavora con la carne, Testaccio per i non romani, c'è il mattatoio. E certo che Roma in quel periodo era combinata male. Però c'era ancora un'aria di casa, di famiglia. Ha avuto un'infanzia non facilissima. Mamma era una gran signora, diciamo, di modi. Una madre dolcissima, piccola, minuta, esile. E Nina s'affacciava dal barcone, era un motivo semplice. Un padre che lei diceva malandrino, col grugno. Non era certo un cittadino esemplare. C'era questa grande passione di mio padre per il ballo. Sai che me lo diceva Gabriella stessa, diceva va, chissà dove sta stanotte. A Testaccio dicevano che era il meglio tacco di Roma. Il papà, quando tornava dalle sue imprese, la doveva trovare a letto. Nannare, perché ti sei innamorata di sta musica americana? Mio padre ha fatto, credo, tanti lavori, ma credo che facesse anche l'ambulante. E la portava in giro per i mercati a vendere lacci emostatici, lamette. E lui aveva la vena artistica, quindi di lavoro materiale e manuale non ne voleva sapere. Malagheña, sale rossa. Padre Gabriella è stata una persona importante nella sua vita, insomma un nodo, non so come dire, ecco, ma lo conoscevo troppo poco, ma insomma ho sempre intuito e capito che il rapporto non era facile. Come il candor di una rosa.
casa, como el candor de una rosa. Quindi lo ha detestato e amato molto. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera. Era molto attratta Gabriella da un mondo diverso dal suo, però amando moltissimo la sua famiglia. Hermosa, eres linda y hechicera. E la giovane irrequieta Gabriella Ferri nel 64 lascia la sua Roma per cercare fortuna a Milano insieme all'amica Luisa De Santis. È l'inizio di una carriera all'insegna della musica folk, una carriera che nasce sotto la stella fortunata di Mike Buongiorno. Oh, teleschermo ancora piccino che dal Buongiorno vedevi il mattino. Il successo di Gabriella partì con Luisa De Santis e le Romanine alla Fiera dei Sogni di Mike Buongiorno, perché cantò la Società dei Magnaccioni. Fatece largo che passiamo noi, sti giovanotti d'esta Roma bella. Ci presentò in una maniera secondo me terrificante, cioè la ragazza dei quartieri alti che sarei stata io e la ragazza dei quartieri bassi sarebbe stata lei, cosa terrificante. E le ragazze famo innamorare, ma che ce frega, ma che ce porta. Andammo un giorno in un mercatino di cose usate che stava a Via Sannio, San Giovanni, dove andavamo a comprare la roba americana. C'era un disco di un ragazzino che avrà avuto 13-14 anni che cantava la Società dei Magnaccioni. E sì, per caso la suocera muore, se famo tu spaghetti matriciani, bevemo un par di... Canzone che ci ha, come dire, incantato per la sua... Non so, forse anche bruttezza, non ti so dire, però. Quindi abbiamo comprato questo disco e abbiamo cominciato a cantarla insieme. Io ci ho messo l'acqua e noi è vivo e noi è famo. Da qui è cominciata questa strana avventura che abbiamo avuto insieme. Me dicono che è stata la malaria. Gabriella l'ho conosciuta nel lontanissimo, lontanissimo 1963. Mai messo le... Lei lavorava come commessa in un negozio, si chiamava Rollins, che stava vicino a Piazza del Popolo. Vendeva cose inglesi, era un Old England. Ed era una commessa molto, molto simpatica e molto... efficiente. Io ero quella che andava a comprare, a me non mi piace raccontare questa storia, la trovo terribile, però d'altra parte era così. Non posso più campare, mai messo. Poi Gabriella a un certo punto prese questa decisione, andò a Milano con Luisa, non sopportando più, diciamo, la severità di papà. Sono partita di sera ed ho detto in famiglia: state tranquilli, qualcosa accadrà. Noi a Milano siamo andate nel 64. In casa ho lasciato due stanze e una vita, tra punta di fame e di cose lasciate. Nonostante io fossi figlia di un regista, la mia famiglia mi lasciava molto libera di fare quello che volevo. Noi avevamo una lettera, io questo anche è un'altra cosa che tendo a non dire, una lettera di mio padre. Siamo entrate nei salotti mondani intellettuali milanesi, capito, attraverso Camilla Cederna, e quindi poi noi in questi salotti canticchiavamo queste tre cose che sapevamo. E avrò perduto l'amore dietro i cantoni degli anni. Questa giornalista straordinaria, intelligente, ci portò nel primo cabaret che...